Buongiorno, buongiornissimo e buon inizio settimana. Noi adesso siamo tornati dall'ASL. Dove siamo andati? All'ASL. All'ASL, perché io dovevo fare le analisi. Eh sì, dovevo fare le analisi, Cristian mi ha appena tolto il cerottino. Sono 3 giorni che faccio le analisi. Perché alcune mi servivano urgenti, tipo che ne so, la rosolia, queste cose così, e le ho fatte dal privato che le fa più veloce perché mi danno i risultati nel pomeriggio. Invece oggi sono andati all'ASL a fare, diciamo, l'emocromo completo. Grazie, amore mio, come sei dolce! Poi gli fa pure un po' schifo, però mi ha dato il bacio. Vedete che lui, nonostante il suo autismo, questo combattere tra emozioni, tra quello che sento e quello che invece mi propongo di fare, no? E lui è in questa continua lotta, quindi alla fine vince sempre questo suo volere nel fare le cose, e questa cosa è molto bella per me, assolutamente sì, nonostante gli fa un po' impressione toccare la pelle, fare, a un certo punto però dentro di sé c'è qualcosa che dice: diamogli un bacino a mamma, così sta, così si sente meglio, ed è bellissimo. Allora ragazzi, ora sto entrando nella 17ª settimana, nel senso che oggi è lunedì, mercoledì, ogni mercoledì io entro in una nuova settimana, quindi mercoledì inizia la mia 17ª settimana, e devo dire che da quando è iniziata la settimana numero 16, la 16ª, quindi una settimana fa, ho cominciato a sentire i movimenti, ecco, sì, solitamente si dice che i movimenti si percepiscono, diciamo, dalla 18ª alla 23ª, 24ª settimana, ok? Per chi non ha mai avuto figli, ok? Siccome, insomma, io sono già mamma, per la seconda volta, anche se alla fine, insomma, sapete che la mia seconda gravidanza non è andata bene, però insomma, comunque è la terza volta, ecco, che divento mamma in qualche modo, assolutamente sì. E quindi niente, sento, riesco a percepire, perché mi ricordo un po' di Cristian, che cosa ci si sente, tutte queste farfalline, questo senso di... Io ieri gli dicevo a Lester: guarda, ciò che sento, perché chiaramente non è che si possono capire bene i movimenti, così come magari quando si supera, diciamo, il sesto mese, per esempio, ok? E settimo mese, soprattutto negli ultimi mesi, insomma, il movimento è ben percepibile, addirittura si può anche vedere, quindi sai riconoscere un calcio da un stiracchiarsi, insomma, da una capocciata, un po' si riesce a percepire. Invece per il momento sento una specie di questo, sapete quando vi fanno così, così, ecco, dall'interno, e ogni tanto faccio così, e adesso mi fa: oddio, mi fai spaventare, ma che stai facendo? E dico: no, tranquillo, sembra che un po' prende la scossa. Oppure dei movimenti, a volte sono un pochino più soffici, più tranquilli, un po', dei movimenti tipo come se avessi un vermicello nella pancia, shh, fa così, e poi dici: oddio, ecco, eccolo. Un'altra cosa che ho notato è che la pancia diventa dura, e quando la pancia diventa dura in alcuni momenti significa che il feto si sta muovendo, ormai riesco a percepirlo. A volte mi metto pancia in su, sul letto o sul divano, chiudo un po' gli occhi, quindi mi concentro e lì riesco a sentire tantissimo, soprattutto quando sono messa pancia in su, me ne accorgo che la pancia si indurisce da una parte, dall'altra, quindi riesco a percepire in quale posizione si trova. È molto, molto bello, vi consiglio di farlo. Poi vi faccio vedere adesso un video di ieri, perché Cristian ha voluto far sentire Whitney Houston, I Will Always Love You, che è una canzone che lui adora, al suo fratellino. Eh sì, ha voluto far sentire questa bellissima canzone, quindi ha messo le sue cuffie nella pancia, troppo dolce. Siccome il fratellino adesso sente assolutamente tutto quello che c'è fuori, quindi ultimamente gli abbiamo fatto sentire tanta musica. Eh sì, tanta musica. La sera mettiamo musica un po' soft, strumentali, vero?
Kenny G, per esempio, che a Christian piace tanto. E, insomma, io penso che sia una cosa molto importante, poi essendo cantante, musicista, avendo mamma e il nonno di Christian anche che fa il chitarrista, come sapete, insomma, tutti in famiglia. E siamo molto amanti assolutamente al 100% della musica, per cui è bellissimo e cerchiamo di iniziare già da subito a trasmettere queste emozioni positive, queste vibrazioni che la musica assolutamente. Ecco, vedete? È innamorato di questa canzone, Cristian. Pure con la batteria. Bravo! Bravo! Allora, adesso vi faccio vedere il video che vi dicevo di ieri. Troppo carino, Christian. Troppo dolce. Allora, una cosa diciamo un pochino meno carina, meno positiva, ma non perché io mi debba preoccupare, diciamo, poi così tanto, ma un po' sono preoccupata. Non so se il dottore ha fatto bene a dirmelo o era meglio restare in silenzio, non lo so, vabbè, è il suo dovere. Anche perché il dottore ultimamente mi vede e mi dice: devi stare tranquilla, fa così, e per dire, ma non ci credo, cioè a te pure se ti dico, mi sembra che nell'ultima settimana gli ho mandato, non so, un messaggio al giorno, una volta perché mi prudeva la schiena, allora io mi metto a guardare su internet, cosa che lui mi ha detto, non fare assolutamente, non guardare, no. Mi prude la schiena, dicevo, Madonna, un prurito alla schiena la sera, mi prude tantissimo. E, mi grattavo, non vedevo bollicine, niente, ecco, alla fine ho letto delle cose e mi hanno un po' spaventata perché c'era scritto, insomma, problemi al fegato, cose così. Io ho detto, oddio, dottore, che devo fare? Ma devo fare qualche analisi. Che schifo! Oh, l'avete visto? Che schifo, Cristian ha messo le mani nel naso! Bleh! Si è pure mangiato una cosa bruttissima! Che hai combinato? Ah, adesso ti vergogni, adesso? Tirati su, tirati su. Ti vergogni? Ah sì? Ma non mi sembra che ti stavi vergognando prima, eh? Eri tutto emozionato là, con sta manina. Eh? Si fanno queste cose? Che schifo! Giuri che non lo fai più? Fai così, promesso. Voglio vedere quanto dura questa promessa. Comunque, allora, ecco, sono andata a vedere e dicevo, oddio, il fegato. Insomma, alla fine il dottore mi ha detto, va bene, dai, ma ormai secondo me me lo dice così per dire, vabbè, se no questa non sta tranquilla. Dice, fai insomma, tutti gli esami, bilirubina, tutte queste cose che hanno a che vedere con il fegato. L'ho fatta la settimana scorsa e tutto a posto. Infatti dice, tanto lo so che è tutto a posto perché dall'emocromo, da tutte le cose che hai fatto finora, sono state, le analisi sono state perfette, quindi basta con queste preoccupazioni, ok? Ho fatto un'altra ecografia e vogliamo dire, Christian, come si chiamerà il fratellino? Diciamo che siamo sicuri quasi al 99%. Come si chiama il fratellino? No, Come? no, no. Come? No, e lui dice no, siccome c'è la H finale. Christian dice no, no, ci piace tanto, no, Garcia, mi piace, non lo so, mi sa da uomo, da persona, ecco, seria. E
È un nome semplice, corto, insomma, quindi difficilmente troveranno delle abbreviazioni, delle abbreviature, si dice abbreviazione, vabbè, insomma, difficilmente cercheranno di semplificare il nome come solitamente si fa. Christian, Leonardo, Leo, insomma, Noah è già semplice, per cui, insomma, mi piace molto anche per questo. E a Christian è piaciuto molto, quindi diciamo che ha scelto Christian alla fine, così come ha scelto il nome di Zoe, la nostra cagnetta, ha scelto anche il nome del fratellino, giusto così, ok? E diciamo al 99%, nel senso che chiaramente se improvvisamente ci arriva un altro nome, diciamo, oddio, non mi sono innamorata, ancora c'è tempo, quindi c'è tempo di cambiare, ok? Mai dire mai, però. Per il momento, cioè per il momento, ma sì, dai, diciamo Noah. Noah va benissimo. Allora, ragazzi, dicevo, ciò che mi ha un pochino spaventato è che il dottore mi ha detto che ho la placenta un po' bassa, ok? Che ho la placenta al momento bassa. Che cosa significa? Adesso vi faccio vedere queste foto qua, ok? Praticamente, dove vedete che c'è scritto placenta previa, vuol dire che la placenta è posizionata proprio in basso, per cui copre un po' ciò che è il canale del parto, ok? Questo significa che se dopo la ventottesima, mi ha detto 26, 27, 28 settimane, insomma, più o meno, la placenta dovesse rimanere tale, quindi così in basso, gli ultimi 2 mesi di gestazione dovrei stare a riposo completo. Ok, riposo completo significa letto, casetta, niente rapporti sessuali, niente bicicletta, niente di niente. Devo stare proprio tranquilla, tranquilla, tranquilla. Ok, speriamo che non succeda. Per quale motivo dico che non succeda? Allora, io ho fatto questa ecografia quando ero nella sedicesima settimana, per cui nella sedicesima settimana non si può parlare di placenta previa, ok, ma si parla semplicemente di placenta bassa. Perché? Perché nella maggior parte dei casi questa placenta che sta in basso, ok, come nella foto, va su, sale proprio perché l'utero si ingrandisce proprio perché le dimensioni del feto, insomma, diventano più grandi e quindi tutto si modifica. Il nostro organismo, insomma, è fatto apposta, però ci sono anche dei casi in cui, nonostante la crescita, nonostante tutto, non porta assolutamente alcun rischio per il feto, però può succedere che questa placenta rimanga in basso. Rimanendo in basso significa che poi, a parte questo riposo di cui vi parlavo prima, viene fatto il cesareo. E io spero di no, perché io sono una che, come sapete, non mi piace prendere medicine, io ho un dolore e me lo tengo, insomma, ho sofferto tanto nel parto di Christian, sono stata 12 ore nella sala travaglio dove poi ho partorito, perché a me non è che mi hanno spostato nella sala parto, ho fatto tutto lì, e ho sofferto tanto perché tanto tempo non mi hanno dovuto rompere le acque, insomma, era tutta una cosa, è durato tanto. Ma preferisco assolutamente vivere quel momento piuttosto che epidurale. Ho paura dell'epidurale, ho paura di fare cesareo, però, per carità, io non avevo mai fatto un intervento in vita mia. Dopo che ho fatto dopo che ho avuto l'aborto a luglio, e che quindi ho dovuto fare il raschiamento da quel momento. Ecco, è stata la prima volta che ho fatto l'anestesia totale, quindi sono un pochino più tranquilla per quanto riguarda gli interventi, il fatto di fare l'anestesia, il fatto di un pochino più tranquilla, ma se potessi scegliere, assolutamente scelgo il parto naturale. Sì, tutto,
tutto naturale, ok? Quindi vabbè, dicevo, il dottore mi ha detto: guarda, io ci devo mettere qua nella cartella, ti devo mettere che la placenta è bassa. Ora, non è che per questo ti devi spaventare, perché ancora abbiamo tantissimo tempo per far sì, cioè, questa placenta poi diventi alta, raggiunga insomma la sua posizione ideale, ok? Quindi non ti spaventare, ok? Ma te lo spiego, perché lo so che poi tu vai a leggere ogni cosa che scrivo io, come mai? Non cercare su internet, vabbè, te lo dico così, ma tanto lo so che fai come ti pare, insomma, ormai il dottore mi conosce, però che dire, un po' d'ansia c'è, cioè, alla fine tanto non si può fare niente. Lui mi ha detto non fare riposo adesso, perché tanto è inutile. Questa è una cosa che poi, arrivando alla 27esima settimana più o meno, insomma, se c'è qualche problema, allora lì inizierai a fare il riposo. Nel frattempo devi solo stare attenta di non avere alcuna perdita, nel senso che attraverso i rapporti, per esempio, visto che si trova così in basso, allora, avendo un rapporto, praticamente si potrebbe andare a toccare quella parte e quindi avere un pochino di sanguinamento, insomma, ma niente di che. Quindi mi dovrei preoccupare se c'è un'emorragia. Ora il dottore dice: ah vabbè, ma fate la vita normale, fate tutto. Ma chi è che fa la vita normale? Io ho detto: Lester, stai in quarantena. Stai proprio, cioè, pure lui c'ha paura, ma giustamente, ma chi è che sta tranquillo così? Quindi niente rapporti, cerchiamo di non fare cose. Insomma, se mentre fino a qualche giorno fa andavo in bici, facevo, ora mi faccio le camminatine così, perché qualcosa devo fare, non è che posso rimanere sempre dentro casa, anche perché sapete, dentro casa sennò poi ti viene da mangiare, insomma, una vita troppo sedentaria, troppo, quindi alla fine è meglio fare qualcosa, avere sempre mente positiva, però comunque cercare di evitare che arrivino brutte sorprese. Si cerca, insomma, di fare il possibile poi, e che sia ciò che Dio vuole, insomma, siamo nelle mani di Dio, per cui, insomma, vediamo, viviamo giorno dopo giorno, vero? Ora vi faccio vedere l'ecografia di Noah. Eccolo Noah, oh, che carino, è cresciuto tanto, mamma mia, è impressionante come tra una settimana e l'altra crescono tanto. Adesso è lungo 20 centimetri, considerate che, come vi dicevo, è un po' più grande di 4-5 giorni, eccolo, per cui io penso che assolutamente partorirò prima, la mia data parto è per il 1° settembre, ma siccome ci sono questi 4 giorni, considerate che l'ultimo ciclo è stato il 25 novembre, ok? Però io ho cominciato con un po' di perditine, sapete, ciò che viene chiamato sputing, quindi quelle macchioline marroni, così, il 21 novembre, per cui ecco, 4 giorni prima, Quindi se dovesse nascere un 4 giorni prima dalla data presunta, più o meno calcolando tra il 27 e il 28 agosto, nascerebbe anche intorno al compleanno di mia suocera. Mia suocera fa gli anni il 28, mia nonna invece il 31 agosto, entrambe bilancia, sì, bilancia e vergine, io mi confondo sempre, c'è la mia migliore amica che è bilancia, ed è un bellissimo segno anche. E invece vergine, ecco, io mi ripeto, in vergine a letto, ma io non è che sono una che segue, però mi piace, insomma, leggere, vedere, su alcune cose le trovo molto carine, penso che alcune cose, cioè, alcune cose ci azzecchino assolutamente, i segni zodiacali, quindi li leggo, mi piace molto. E poi, per divertirci, per fare qualcosa, ieri abbiamo messo un televisore che non sapevamo che fare, se buttarlo, poi abbiamo detto a mia mamma: lo volete? Poi mia mamma ha detto: no, io tanto c'ho il mio, no, non mi va di stare a cambiare cose, perché abbiamo comprato un televisore da 55 pollici per il salone, per cui quello che avevamo in salone l'abbiamo spostato
Nella camera centrale, che diciamo è quella dove più gioca Christian, la cameretta gialla, insomma, per coloro che hanno visto la home tour, la nostra home tour. Ecco, nella cameretta gialla l'abbiamo spostato, e quello che c'era nella cameretta gialla era un po' vecchiotto, nel senso che abbiamo il Chromecast, quindi non è Smart TV, quello lì non è Smart TV, abbiamo comprato il Chromecast, e lì per lì abbiamo detto: ma che facciamo? È 32 pollici. Che facciamo? Lo diamo via? Facciamo. Dice: senti, vabbè, adesso non ci mettiamo a buttare, che pure per buttare è un casino con l'indifferenziato, ti chiama qualcuno, devi fare. E dobbiamo comprare un altro televisore, facciamo, lo mettiamo in camera nostra. E quindi, ecco, ci siamo arrangiati. Io non posso fare sforzi, quindi guardate un po' questo video, facciamo vedere questo video che cosa abbiamo combinato. Lester col trapano, insomma, abbiamo messo questo televisore nella nostra camera. Ce l'abbiamo fatta! Distruggendo sto muro. La terra arrangiarsi perché mi manca la punta dal 9, c'è cioè la punta dal 7 e quindi devo fare piano piano. E quindi lo stai allargando piano piano. Questo lo devo tirare fuori, se esce fuori. Non penso che ormai esce più. Non esce? E mo? Io faccio vedere come esce. E mo mo? Come esce? Ti faccio vedere come esce. Tipo distai tutto il mondo, però. Che tecnica è quella? Vedi, perché la punta è dal 7 con un buco al 9 e quindi non c'è la punta dal 9. Yeah.
Avete visto? Ce l'abbiamo fatta in zona rossa. Sapevamo a chi chiamare, io non posso fare sforzi, ma abbiamo detto: senti, dai, vediamo, ce la possiamo fare. Ti aiuto in qualche modo. Christian ci ha aiutato. Avete visto? C'è un pezzetto in cui mi era caduta una vite. E io dicevo: oddio, tutta sta vite. E Christian cercala. Poi alla fine Christian l'ha trovata. Che stava sotto il mobile, ce l'ha passata. Insomma, abbiamo fatto un bellissimo lavoro di squadra, vero Dormiglione? C'hai sonno? Dai, che adesso andiamo. Andiamo a. Lo sapete che mi devo comprare, ragazzi? Perché con la gravidanza di Christian ha funzionato tantissimo. Visto che ho la scoliosi, visto che il pancino sta crescendo sempre di più, tutto. E le guaine, queste mutande che hanno la fascia, adesso sto andando al negozio, aiutano a prevenire le smagliature. Io infatti, nonostante la gravidanza di Christian sia stata, ve l'ho detto altre volte, proprio da palloncione, no palloncino, non so se dice palloncione, ma proprio la parola più più così che rende l'idea di una cosa enorme, ecco, ero proprio tanta e nonostante tutto non mi sono rimaste smagliature, assolutamente neanche una. Io sono una molto molto ubbidiente, diciamo, in questo senso che metto sempre la crema la mattina, a volte anche il pomeriggio e la sera prima di andare a dormire. E sto usando adesso l'olio di mandorle, poi vi faccio vedere. Di solito mi piacciono le cose naturali, non c'è bisogno di utilizzare cose molto costose, perché mi ricordo che con Christian ho usato sempre Rilastil e come sapete costa intorno ai 40-50 euro Rilastil, che è buono, ma poi dipende dalla pelle di ciascuno, chiaramente, quindi vi consiglio insomma di provare, vedere con quale vi trovate meglio. Io al momento mi trovo molto bene con l'olio di mandorle, però bisogna metterlo spesso, assolutamente sì, bisogna metterlo spesso, avere un po' la pazienza. Diciamo che d'estate, d'inverno è più facile, d'estate poi costa un pochino più fatica perché ti senti un po' più accaldata, soprattutto se è l'olio, quindi magari non lo so, d'estate probabilmente sceglierò qualcosa che rimanga un pochino meno unto. D'inverno fa proprio piacere perché ti senti molto più calda, poi mi piace molto, la pelle rimane molto liscia, insomma. E poi di questo magari ne parleremo in un altro video. Adesso andiamo a comprare queste guaine. Mi servono queste guaine che fanno molto bene nella gravidanza. E poi ve le facciamo vedere. Ve le facciamo vedere perché sono davvero ottime. Ve le consiglio. Assolutamente sì. Amore, dai, vieni. Vieni un attimo. Così finiamo il video. Che cammini questa faccia. Vabbè, lascialo così, siedi. È già partito. Ma che rompe? È già partito il video. Quindi? E quindi parla. Ah, che... È partito il video per il canale. Praticamente volevo far vedere ai ragazzi la guaina che ho comprato, che me l'hanno dato pure grande. Questo è... Vabbè, facciamo finta che rivediamo, facciamo come di solito facciamo quando registriamo, ok? Pronti, partenza e via! Eccoci! Ciao. Eccoci, siamo a casa, ragazzi! Oh, vabbè, a parte gli scherzi, noi facciamo le cose così, un po' matti. E... Ti è piaciuto? Ti è piaciuta? Io sono in shock! Sono scioccato. Anafilattico. No, sembra una coperta per letto. Ma poi non ho capito. Allora, questa è la guaina. No, io l'ho usata. Ti ricordi che l'ho usata per Christian? Quando... La guaina per il tetto. L'ho usato questa quando ero incinta di Christian e mi sono trovata benissimo perché mi hanno detto che il fatto di contenere bene la pancia evitava le smagliature. Infatti sarà per un fatto di pelle, sarà perché ho usato comunque un po' di Rilastil, un po' di
di olio, quello che è, ma Di olio di questo, gomito. insomma, tutto insieme alla fine hanno avuto un buon risultato perché io ho preso tanti chili. Alla fine poi li ho persi e tutti e Sì, non mi ma sono ancora rimaste smagliature, quindi li ha persi e ancora li sta cercando in giro, ma non li vabbè. Ma trova. sei simpaticone. Comunque la signora mi ha detto: ti do la misura più piccola. Mo stavo guardando, è una quarta. Ma che la quarta è la misura più piccola? Amore, perché lei ti ha visto e ha detto: questa signora qua, bella, bella inquartata, ha bisogno di una super Ma mi wide. sta grande, visto prima quando l'ho misurata, un pochino qua dalla faccia, beh, ancora non Ma riempie perché è normale, ancora deve appunto. arrivare, però anche di sedere è un po' in larghetta. Ma Sembrava la mano della nonna, veramente, mi stava tipo a pantaloncino. fra 2 mesi magari ne prenderai altri chili, ecco perché te l'hanno dato più grande. Sì. Quindi se tu non rimarrai così, la pazza continua a crescere, le chiappette pure, quindi, Pure, prendo chiappette. certo. Vabbè, allora attendiamo che crescano le chiappette, mi dice Lester. No, vabbè, quindi. Amore, tanto la cosa buona è questa qua, una volta che insomma, quando avrai partorito tutto quanto, possiamo fare Che devi fare con i questo? copri letto, copri divano. Oppure le puoi Esagerato. mettere come si chiama? Lo Lo straccio, come faccio straccio, una cuba. esatto. Cuociono così, quando non Sì. c'erano gli stracci, che c'erano delle volte che non trovavamo stracci da nessuna parte da comprare, Le mutande prendevano. prendevano qualsiasi cosa, una maglietta vecchia per Ma vecchia pulire. di quanti anni? Vecchia, No, vecchia, no, è vecchia la tua mamma, mi ha detto qua questa vecchia di un anno, dubito, no, vecchia di vecchia tipo 10 40 anni, anni. 50. Vabbè, Ma insomma. insomma, poverino, l'amore mio, ragazzi, lo sapete che sta male male, gli fa male lo stomaco. C'ha un brufolino qua che gli esce, saranno 3 mesi. Gli esce qua, quelli, era interno, Questa poi mamma esce dall'interno, che mi ha mozzicato una volta. ti ho mozzicato. Lasciamo stare il discorso mozzicato. Allora, ragazzi, vabbè, ve lo dico, il discorso mozzicato lo sapete perché? Perché ho sognato che mi aveva tradito. Ho sognato che mi ha tradito, l'avevo beccato proprio in pieno, vabbè. Ehi, E ho piano. preso e l'ho cominciato a mozzicare dappertutto. Insomma, mi sono messa sopra di lui e io ho fatto, gli facevo così. Ho fatto male. Di qua e di là, ma proprio forte. Sapete quando la persona è proprio arrabbiata? Oddio, mi sono svegliata tutta in ansia, che dicevo, ma proprio io lo vedevo e poi lui poverino rimaneva così, senza fare Io mi chiedo, ma che c'è amore la mattina? Era tutta incavolata, no? Che c'è, vita mia? Non ti avvicinare, ma che ti ho fatto? Ho detto, ma capirai, mo, vediamo ieri, magari mentre, che ne so, la sera magari avevo detto qualcosa che non è. Mi ha tenuto mezza mattinata così, poi alla fine mi ha detto che ha avuto un incubo. E incubo. detto, ecco, è appunto un incubo, mica sono io, cioè lascia Lasciami perdere. perdere. Vabbè, dicono che Vabbè, succede, è normale, in gravidanza sono questi gli sogni ormoni, strani si dicono che fanno. sono gli ormoni della gravidanza nel 16° mese, vero? E la 16ª settimana. Dicono che sono questi ormoni che Ah, io 16ª settimana, se... so. Vabbè, quei ormoni sono Non si rimasti là dentro e non ricorda. se ne vanno più. 17esimo. Uomini. Vabbè, sì, comunque sì, c'hai ragione, dai. Ancora possono. Quando. Mercoledì inizia la 17ª. E allora lo vedete ragazzi, quando dice 16ª settimana che sta per entrare nella 17. È il casino, mio Va amore. bene, Vabbè, dai un bacetto con gli amore. ormoni. Con gli Dammi un bacio ormoni, solo i con pazienti, gli eh? Che già ormoni. te lo stavo dicendo prima che ti tengo proprio, come si dice a Cuba, a pane e acqua. Proprio a dieta. No, senza pane, solo acqua. Solo acqua. Sì, gli spiegavo prima, insomma, del fatto della bellissima sorpresa che ci ha dato il dottore, Beh, che tocca quindi. fare? Tocca fare i sacrifici. Sì. Bisogna fare i bravi, poi è un po' sta cosa se soluziona. Perché poi alla fine, voi non vuoi, uno un po' il pensiero va sempre là, quindi. Però Poi insomma, c'ho ne sono sicuro. speranza. 100% andrà tutto Sì, bene, sì. però nel frattempo però non ci pensi. Poi non ci pensi, e
non ci pensi, ma come il dottore. La mia signora stava passando tutto il tempo guardando, cercando, perché ha detto dottor plastica, perché il dottor Dimitri ha detto dottor, tutti i dottori che dicono una cosa di nuovo, quindi ah, una cosa che vi volevo dire a proposito di dottore, allora io arrivo in ospedale e già arrivo lì dal mio ginecologo e gli dico: dottore, Cristian anche suona la chitarra. Dillo. Sono arrivata, abbiamo fatto come i tichitini. Il dottore, gli dico al dottore che praticamente avevo visto su un video di dottori latinoamericani che l'acido folico poteva, cioè un eccesso di acido folico poteva portare all'autismo. Allora questa cosa mi è rimasta un po' il pallino in testa, glielo chiesi al dottore, il dottore fa: ma che queste cose ancora non si sanno, ma si immagini che io adesso mi sono vaccinato e non so se morirò tra un anno. Che coraggio, dottore, grazie dottore per la sua carica proprio per... Ci ha dato una carica il dottore allucinante. Vabbè, fatta sta che comunque in ogni caso, siccome l'acido folico mi faceva avere, come si dice, il reflusso gastrico, cioè la veramente ogni tanto gli dicevo all'estero: fermati un attimo in macchina, la schiuma, ragazzi, una cosa, un saporaccio, vabbè. E vabbè, sono cose fisiologiche, perché tu dovevi vedere che stavi in macchina prima, che stavo facendo? Secondo te? Che cosa schifosa? Giocando, no, vabbè. Giocato. Quindi alla fine ho detto: oh, è meglio toglierlo, gliel'ho chiesto e mi ha detto sì, va, tanto guarda, lo puoi togliere tranquillamente, le analisi vanno bene, le cose vanno bene, sto prendendo solo il magnesio, ok, adesso solo il magnesio e quindi niente, ecco, per quanto riguarda l'acido folico comunque poi informatevi, chiedete, io continuerò a chiedere perché in più di un link, di un video, insomma di cose che ho visto un po' in giro, c'è scritto che un eccesso di acido folico assolutamente può portare all'autismo, quindi facciamo un po' di attenzione. Attenzione. Sì. Ok. Bene, per oggi... No, però io voglio fare la chiusura del video, me la voglio fare io, cioè, mi credo di dire, ragazzi, se avete bisogno di una... di un copri di divano, abbiamo questo qui per voi. Ti stanno chiamando, ragazzi. Io vi mando un bacio grande, grande. Vi saluto come rispondi sempre. Al telefono. E non fare nessuna chiusura con la cosa. Ciao! Ciao! Un bacio!